A Monterotondo scende in campo il movimento No Pista e la pista in questione è quella ciclopedonale che verrà realizzata sulla via Salaria, un tragitto lungo complessivamente 3,5 km, già finanziato con i fondi del Plus, il piano locale urbano di sviluppo che prevede allo scalo la creazione di un ecoquartiere. Tra i manifestanti, i commercianti della zona e i residenti che chiedono di realizzare la pista su un percorso alternativo, l'amministrazione comunale si è resa disponibile alla possibilità di effettuare delle modifiche al progetto, ma il sindaco Mauro Alessandri, che ha ricevuto una delegazione dei manifestanti, ha ribadito che la pista si farà e si farà sulla via Salaria. Previsti nei prossimi giorni nuovi incontri tra i commercianti e il comune per cercare di risolvere le difficoltà. Stiamo manifestando perché la Salaria viene violentata. Ce l'ha regalata a spese nostre la regione e adesso la vogliono violentare a fare una pazza pista ciclabile, quando la pista ciclabile è naturale sulla Valle del Tevere, addirittura lungo il tratto ferroviario, senza spendere soldi, paga sempre pantalone il cittadino. La Salaria non si tocca, la Salaria non si tocca. Pista ciclabile la vogliamo, ma non sulla Salaria! Sono qui in solidarietà dello scalo, perché io abito a Monterotondo Alto. Però certo, la tecnica che usano è quella di creare un problema a Monterotondo Alto cercando di tenere fuori quelli dello scalo e poi fare viceversa. Invece noi cittadini ci dobbiamo rendere conto e ci dobbiamo unire nelle lotte comuni. E basta, io solo questo posso dire, grazie. Ah, qui nella Salaria abbiamo un problema che le piccole imprese campano con tanto di sacrifici per arrivare a fine mese, pagare le tasse e cercare di portare un pezzo di pane a casa. Con questa pista ciclabile sicuramente porteranno un sacco di disagi anche dal punto di vista sia all'inizio dei lavori in corso che dopo per i parcheggi. Di conseguenza, con la crisi di oggi, il comune ci dà la botta definitiva. Noi chiediamo di non fare la pista ciclabile, ma di farla in un altro punto stradale dove non comporti disagi alla viabilità e all'economia locale. Tutto qua. Io sto seguendo questa manifestazione perché sono un direttore sportivo di terzo livello, riconosciuto dalla Federazione Italiana Ciclistica. Quindi io vedo questa pista ciclabile che sia assurda, soprattutto per la sicurezza dei nostri bambini, nipoti, figlioli che andranno con le loro biciclette, Graziello, bici da corsa. Che poi questa pista sarà interrotta ogni 10, 15, 20 metri da ogni esercizio commerciale, che queste auto entreranno in questi parcheggi di esercizi commerciali, entreranno e usciranno da qualche lato. E la sicurezza quindi per questi bambini, queste persone, ciclisti, diciamo, chiamiamoli di qualsiasi livello, è una cosa molto molto pericolosa. Io ritengo opportuno che sia da cambiare il tragitto per questa pista ciclabile. E poi danneggerà notevolmente tutte le attività commerciali che sono da anni su questa via Salaria. Manifestare contro la pista ciclabile sulla via Salaria. Sulla ferrovia, come l'ho già progettata. Sì, ma quello per cui protestate, io l'ho capito. Oh, solo che voi mi avete detto, facciamo questa manifestazione contro la pista sulla via Salaria. No, no. Perché non la vogliamo. Manco la volete? No, no. Sulla via Salaria no. Sulla via Salaria no. Sulla via Salaria no. La famo, sulla via. Però di queste cose non è che ne possiamo parlare. Se volete, quello che voi mi avete scritto, chi è che mi ha scritto la lettera? Io c'ho una lettera nella quale, in questa lettera mi si dice, faremo una manifestazione, dopodiché una delegazione sarà ricevuta. Io ricevo chiunque solo per parlare di questa pista ciclabile. Quanti possiamo venire? E che decidete voi? 5, 6, 10, ma sulle 20, però certamente non c'è 60 o 70. Quello che è, voi vi mettete d'accordo, parlate tra di voi, venite su, io vi aspetto, siete 10, siete 20, mettete d'accordo tra di voi, quello che noi facciamo è questo.
Ma non se va a parlare di fronte a tutti così, perché io che cosa vi dico? Noi faremo, che vi spiego? Voi che con questa manifestazione che cosa volevate dirmi? Che non volete la pista sulla via Salaria? Ma la pista sulla via Salaria sarà fatta. Io credo che poi la faremo. Il problema è capire, secondo me, alcuni di voi che credono che questa pista sia qualcos'altro, se viene una rappresentanza e si rende di conto di quello che cos'è la pista, poi a seguito di... Chi è? Giù ci sono venuto, guarda, è inutile che si perché questa prepotenza non mi spaventa, è inutile che no. Il problema è la pista, questa gente che sta qui. La pista, allora, se tutti voi, se tutti voi sapete che cos'è questa pista, perché tutti voi la conoscete e sapete quello che accadrà, ma lo sapete pure voi, sappiamo che siccome noi lo sappiamo, che stavamo parlando della pista di 3,5 km, se, ma che difficoltà le fai individuare 10 persone vengono su da vedere. Questa non è la mia proposta, è la proposta che mi avete fatto voi, perché voi mi avete scritto questo. Noi vogliamo manifestare, quello non è vedevo, è libera la manifestazione, dopodiché vogliamo che una delegazione sia ricevuta. Io ho detto di sì, individuate sta delegazione e salite.